Da sempre il fumetto per i più piccoli è il primo passo verso la lettura, un mondo magico fatto di storie incredibili vissute da eroi di ogni tipo che diventano così i nostri compagni d'avventura. Non solo i più piccoli però, come ci racconta Nico Picone, tra i fumettisti di Topolino, che vedrebbe a loro agio i vari Paperino, Topolino e Paperoga sulle spiagge salentine. Il fumetto comunque rappresenta un medium molto importante che è diverso rispetto alla letteratura e amplia fondamentalmente tutto quello che è il ragionamento legato al fatto di guardare un'immagine e leggere allo stesso tempo, e quindi è un medium molto importante, c'è molto interesse, è cresciuto molto ultimamente anche l'interesse non solo a livello italiano. Sei fumettista anche di Topolino, com'è nata questa passione e come sei arrivato a Topolino? Beh, io da piccolino amavo molto le copertine di Topolino, ho cominciato poi a leggere qualche fumetto e essendo appassionato di disegno poi ho deciso di portarmi direttamente verso il mondo del fumetto, e quindi ho fatto delle scuole, ho fatto prima l'artistico, poi l'accademia, e ho cominciato ad indirizzarmi verso questo mondo e fortunatamente poi a lavorare per Topolino, che era quello che volevo fare sin da piccolo, ecco. A quale personaggio consiglieresti il Salento? Beh, Paperoga potrebbe essere interessante, però penso che alla fine comunque in Salento tutti quanti i personaggi si troverebbero bene. Allora non ci resta che invitarli nel Salento, immaginando una storia incredibile tra pizzicarustici e pasticciotti.